Ragazzi, come state? Eccoci di nuovo con i Pupsi Slime Surprise. Lo scorso vi era piaciuto parecchio, insomma, e quindi ho deciso di acquistarlo anche perché mi piacciono molto anche a me. La scorsa volta ho trovato lei, tipo pesce palla, molto molto carino, con queste sopracciglia molto glitterate. E niente, chissà che troverò oggi. Allora, iniziamo ad aprire il nostro rotolo di carta igienica. Vabbè. Vabbè, volevo riuscire ad aprirlo in maniera decente, ma a quanto pare questa volta spaccherò tutto quanto. Evviva! Allora, primo strato troviamo il food unicorn, quindi il cibo dell'unicorno. Anzi, facciamo così, li apriamo direttamente. Poi, secondo strato abbiamo la magia unicorno. Terzo strato abbiamo il profumo. E ultimo strato abbiamo il magic spoon, quindi il cucchiaino. Apriamo subito il cucchiaino, credo che sia uguale a quello dell'altra volta. Penso sia uguale in tutti. Sì, infatti abbiamo questo bellissimo, proprio bello, questo cucchiaino dorato con questo unicorno, con la sua lunga cresta e sotto abbiamo una nuvola arrabbiata con fulmini. Bello, molto bello. Ok, apriamo la parte sopra del nostro rotolo. Allora. E troviamo tutti gli altri sacchettini. Mamma mia, che sono veramente ben incastrati. Trovo veramente carini questi disegni sul rotolo di carta igienica, che sono veramente belli. Mi piacciono sempre ogni volta. Ok, allora vediamo subito che cosa ci sarà qua dentro, che è il contenitore. La scorsa volta ho trovato, aspettate che ve lo prendo. Eccolo qua, la scorsa volta era questo. Sono veramente molto belli i contenitori, mi piacciono forse di più dei personaggi. Allora, la forma è diversa di quello, quindi non è un doppione. Wow! Bello! Cioè, ragazzi, è stupendo! Ha le ciliegine glitterate. Qui abbiamo diciamo una panna cioccolatosa, mettiamola così, glitterata. Qua, vabbè, abbiamo sempre il simbolo, un cuoricino. E si apre così. Bello, bello, bello. Carino, anche se devo essere sincera, mi piace di più questo, a vederlo così. Questo è più Nini, tipo una cosa del genere. Vediamo quale sarà il nostro personaggio. Oh, non ci credo. Allora, è il coniglio unicorno. Devo dire che non mi fa molto impazzire, però è simpatico. Allora, vediamo lui chi sarebbe e a che livello è. Allora, vediamo nella nostra checklist. Quindi non fa parte degli Early Bird Tours, non fa parte dei Junk Foodie Doodies, non fa parte dei Tours of Paradise, ma fa parte dei Disco Doodles. Eccolo qua. Ha il cuoricino fucsia, quindi è un regolare, quindi niente di che. E vedo un rosa e un azzurro, che l'altra volta effettivamente non ho notato.
Ah, sono questi forse le profumazioni, quindi se questo è regular, quindi normale, rosa e azzurro o il colore o potrebbe essere la profumazione, quindi fra queste due. Non lo so. Forse sì. Allora, iniziamo ad aprire il contenitore e cominciamo a fare il nostro slime. Il contenitore è diverso, come colore, è molto bello questo trasparente, brillante, color lilla. La scorsa volta era questo, quindi fucsia. Ovviamente si sta in tono di colore. E la profumazione, sentiamo, trovo adorabili queste boccettine, veramente sono troppo carine. Ah, ecco, effettivamente mi ricordavo che aprirle invece è tutt'altra cosa carina. Non è per niente carino. Ma d'altronde dovevano per forza sigillarle così bene per evitare il rischio che si aprano nella confezione. Ok, un attimino. Allora, sono riuscita ad aprirlo e ha un odore non male, devo essere sincera. Mi ricorda un po' le fragole o tipo ciliegia, però ciliegia dovrebbe essere fra quelli rari, quindi non può essere ciliegia. Non so, è molto buono, più buono dell'altra volta. Quindi lo slime mi piacerà sicuramente. E ora non ci resta che iniziare a fare lo slime e capire anche di che colore diventerà. Bene, allora iniziamo la preparazione dello slime. Dovete mettere 30 ml di acqua all'interno del contenitore in dotazione. Basta usare semplicemente il misurino, riempirlo due volte fino a questa lineetta e versarlo. Poi bisogna mettere il profumo, 5 gocce di profumo. Allora, 1, 2, 3. L'ultima goccia non vuole uscire. Ok. 5 gocce di profumazione. Dopodiché bisogna aprire la bustina del cibo, quindi questa. Questa volta c'è anche questo pezzettino di elastico con questa scritta. Vediamo se c'è anche l'italiano, l'inglese, francese. Ovviamente l'italiano perché mai dovrebbero farlo. Comunque c'è scritto Slime Pupsi EU version, quindi versione europea, blu. Vabbè, sono messi tutti i colori. Oh, vabbè, non importa, mettiamo il mangiare dentro il contenitore. Perfetto, allora vediamo già che lo slime sarà a sto punto blu. Ora voglio un attimo mescolare, giusto per evitare la formazione dei grumi. Devo dire che non è molto semplice, visto che questo bicchierino va giù stretto. Ok,
Vabbè, è rimasto un grumo sul cucchiaio. Sì, sul cucchiaino, ma non importa. Allora, lo metto qua. Ora chiudiamo e dobbiamo shakerare. Ok. Dobbiamo shakerare per 1 minuto. Quindi andiamo. Allora, ho shakerato, mentre shakeravo qualche glitter è andato un po' per i cavoli suoi. E ora dobbiamo aspettare 15-20 minuti in modo tale che lo slime inizi a formarsi. Quindi ci vediamo dopo. Ciao ciao! Rieccoci. Allora, è passato praticamente un giorno e mezzo. Da quando ho lasciato lo slime qua, perché ho avuto diverse cose da fare, poi sono andata a lavorare e quindi non sono riuscita. Quindi vediamo adesso com'è questo slime. Beh, bello è molto bello. Ora mi manca da mettergli la magia dell'unicorno. Tanto togliamolo dalla carta. Allora, vediamo com'è. Ah, sì, è praticamente tutto. È poco slime. Forse devo. L'altra volta, se vi ricordate, era tutto. Diciamo ancora. Bleh, insomma. Mentre questo è meno blu. Però adesso lavorandolo, vedete che si sta allargando. Quindi lo allargo per bene. Qui abbastanza potrebbe essere. Ok. E ora apriamo la nostra magia. Però ho le mani un po' slimose. Quindi prendiamo. Ok, ora chiudiamo e vediamo che cosa succede allo slime, se cambia colore, che cosa gli capiterà. Ovviamente come l'altra volta comincio ad avere le mani con la polverina magica. E mi sa che visto che l'ho lasciato troppo a sistemarsi lo slime, ora non riesce a prendere la polverina. Infatti ce l'ho praticamente tutta sulle mani. Vediamo se mescolando.
Beh, devo dire che non è male. Non si è proprio addensato per bene. Infatti, guardate che mani che ho. Però mi piace come colore, come è venuto questo perlato. Un po' troppo addensato. Vediamo l'altro com'era, che non mi ricordo neanche più com'era l'altro. Ah, l'altro, eccolo qua, vedete, era sul verdino. Vediamo com'è, se è rimasto. È più morbido, molto più morbido rispetto a quello di adesso, decisamente, guardate. Ed è ancora un po' appiccicoso. Ritorniamolo a mettere. Ah, invece il profumo. Si sente a malapena, quindi forse era meglio mettere qualche gocciolina in più di profumo. Perché si sente veramente a malapena. E boh, quindi ragazzi, vi consiglio a sto punto di completare subito il kit se lo acquistate. Non fate come me e aspettate un giorno e passa. Però dai, non è male tutto sommato, dai. Bene, ragazzi, allora per questo video è tutto. Scrivetemi giù nei commenti se volete vederne altri. A me piacciono molto, ma particolarmente mi piacciono di più le confezioni, che le trovo veramente molto carine. Specialmente questa mi piace tantissimo. E poi sono, vabbè, pseudo carini anche questi, tutto sommato. Beh, dai, tutto sommato anche il coniglietto. L'avevo un po' sottovalutato, non mi piaceva. Questo mi piace leggermente di più. Anche se ha questa ciccia. Però dai, è carino. A voi quale vi piace di più, il pesce palla o il coniglio? Scrivetemelo giù nei commenti. Gli occhi sono praticamente identici, se notate, non c'è nessuna differenza, sono uguali. Però vabbè, questo mi piace tanto di più. Bene ragazzi, allora io vi saluto, mi raccomando, tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che potete trovarmi anche su Twitter, su Instagram, su Facebook e su Tumblr. Vi ringrazio, un grande bacione, ciao ciao!